stato bello. Lo ibracizzeranno. Ci sono qua alcuni bambini che lo frequentano attualmente, ci sono anche dei bambini che l'hanno frequentato e il nido rimane nell'esperienza di ciascun bambino che lo frequenta, rimane anche nell'esperienza dei genitori. È chiaro che bambini... Allora, Cucciolo è diventato grande in realtà, quindi un servizio educativo importante, un servizio educativo che si apre in una zona della città che effettivamente ha bisogno di un'utenza, ha bisogno di servizi. Devo dire che è con un po' di commozione che prendo atto di questa dimensione nuova e su questo devo dire grazie intanto alle coordinatrici educativi, tutte e tre, a partire dalla Moscadella, a partire da Camilla Verini che ha siamo ritornati alle origini e quindi questa cosa ci piace perché fa squadra e non solo perché fa squadra, perché è importante avere soprattutto le professionalità, quelle che sanno veramente fare il loro mestiere, il loro lavoro.